E torniamo a parlare della conferenza stampa di questo pomeriggio in prefettura a Pescara. Pescara è una città sicura, a dirlo, a ribadirlo con forza, per essere ancora più precisi, proprio il prefetto del capoluogo adriatico Giancarlo Di Vincenzo. Ma per i particolari ci colleghiamo con il nostro inviato Enrico Giancardi, e rappresenta, Enrico, anche il questore di Pescara Liguori. A te, buonasera. Sì, buonasera Massimo, un saluto a te, naturalmente un saluto agli amici che ci guardano all'ascolto in diretta al TG8. Hai detto bene, il messaggio venuto fuori dalla conferenza stampa oggi con il prefetto Di Vincenzo, il questore Liguori, erano presenti anche le forze dell'ordine, alcune forze dell'ordine rappresentate dalla finanza e dai carabinieri. Io vi leggo qualche dato riportato dal questore dottor Luigi Liguori e poi scenderemo ad ascoltare le parole del prefetto Di Vincenzo. Perché? Perché si è partito da quello che è stato un po' il dato fornito dal Sole 24 Ore, che ha classificato la provincia di Pescara al 34esimo posto per l'indice di criminalità. Ci sono stati però dei dati analizzati dal questore in conferenza stampa. Il primo, molto importante, il paragone tra i dati in possesso in questi giorni, che sono quelli che fanno riferimento all'anno 2021, e i dati del 2019, che è l'anno pre-pandemia. A livello nazionale c'è stato un calo dei reati dell'8,7% massimo. Il questore ha voluto sottolineare come nella provincia di Pescara questo calo sia stato ancora più evidente, ancora più netto, e si è attestato al 13%. Ma tornando a quella che è stata, diciamo così, stato il concetto da te detto in apertura, e anche il concetto forte venuto fuori dalla conferenza stampa, lo andiamo ad ascoltare proprio dalle parole del prefetto Di Vincenzo. La domanda è: Pescara è una città sicura? Ascoltiamo. Ma è una città dove c'è un'intensa attività da parte delle forze di polizia, c'è un'intensa attività anche da parte degli uffici, l'attività di prevenzione per cercare di intercettare quei tentativi di prevenzione. Quindi si lavora in una duplice direzione: maggiore presenza delle forze di polizia sulle strade al fine di rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini e quindi migliorare la sicurezza urbana, e al tempo stesso sul tema della prevenzione delle infiltrazioni criminali. Parlerete comunque a breve di usura? Ma anche se a partire dai dati pubblicati sul Sole 24 Ore il fenomeno non è di particolare evidenza qui a Pescara, il contesto economico induce inevitabilmente ad analizzare la situazione. Quindi faremo una riflessione partendo da un'analisi storica e vedendo poi la situazione attuale dove intervenire. In sintesi, Enrico, una replica naturalmente garbata ma estremamente decisa da parte del prefetto, no? Assolutamente sì, perché comunque aveva un po' spaventato questo indice di criminalità che metteva Pescara come provincia al 34esimo posto a livello nazionale. È stato anche molto importante, secondo me, il concetto dell'usura, perché visto il momento storico che stiamo vivendo, potrebbe essere diciamo un reato da tenere, diciamo così, da tenere in considerazione. Motivo per cui nei prossimi giorni, lo ha detto il prefetto, verranno tenute proprio delle riunioni per sottolineare questo aspetto e per tenere appunto il reato di usura sotto controllo.